Giallo sulla morte di Liliana Risinovic, domani il GIP deciderà se archiviare come suicidio o proseguire con le indagini, la diretta dalle 8 nel corso di Sveglia Trieste. Trieste invasa dai turisti fra Ponte del 2 giugno, turisti stranieri e croceristi, la città ha vissuto 3 giorni di overbooking tra alberghi e ristoranti. Se hai soldi vai e la mangi, altrimenti guardi, è la risposta del sindaco di piazza all'alto prezzo delle torte Sacher nel nuovo locale della catena aperto a Trieste. Scade il contratto e 60 lavoratori di Asugi finiscono a casa, il capogruppo del PD Barbo, il sindaco intervenga in regione, si rischiano ripercussioni sui servizi. Alla scoperta della chiesa di San Francesco d'Assisi, nascosta fra le calli di Muggiavecchia, una San Giusto in miniatura che il comune rivierasco intende valorizzare. Buonasera, buonasera e bentrovati alla nuova edizione del telegiornale di Tele4. Domani sarà il giorno della verità sul caso di Liliana Risinovic. Il GIP Luigi Dainotti deciderà di archiviare il caso e dunque di attribuirlo di fatto a un suicidio o di riaprire le indagini in materia. Domani mattina avremo la risposta. Tele4 sarà in collegamento da Palazzo di Giustizia in diretta a partire dalle 8 nel corso di Sveglia Trieste. Domani, lunedì 5 giugno, il GIP del Tribunale di Trieste Luigi Dainotti deciderà sulla richiesta di archiviazione del caso Liliana Risinovic. La decisione, attesa ormai da mesi, decreterà se la morte della 63enne verrà archiviata come suicidio oppure se le indagini dovranno proseguire come richiesto dai familiari della donna. Liliana scomparse dalla sua abitazione di San Giovanni a Trieste il 14 dicembre del 2021. Il suo cadavere fu trovato nel parco dell'ex ospedale psichiatrico il 5 gennaio. Gennaio del 2022. A non credere da subito all'ipotesi del suicidio il fratello della donna, Sergio. Voglio avere delle prove certe e scientifiche proprio su come è morta e cosa è successo. Lei ancora non crede che si sia suicidata in sostanza? No, mai più, mai più, proprio mai più. Che qualcuno è magari in concorso con qualcun altro abbia fatto il tutto, non è neanche cosa di una persona sola che possa aver messo là dopo il corpo e messo, non credo. Le opposizioni all'archiviazione però sono state presentate non solo dal fratello di Liliana e la nipote Veronica con i legali dell'associazione Penelope, Nicodemo Gentile e Federico Bizzi, ma anche dal marito Sebastiano Visintin, rappresentato dagli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua. E in modo da poter capire se ci sono stati degli errori, delle mancanze, delle cose che comunque qualcosa di strano è. Guarda, ormai sono più che convinto che la verità non verrà fuori, mai, perché qualcosa di quello che è successo non ce lo darà nessuno. E resta solo una cosa, che Liliana non c'è più. Tele4 sarà in collegamento domani mattina a partire dalle 8 da Palazzo di Giustizia. Per le 8.30 infatti è previsto il presidio silenzioso di amici, familiari e conoscenti di Liliana Risinovic che chiedono alla magistratura di andare più a fondo sul caso. Spetterà poi al giudice decidere se chiudere il procedimento con l'archiviazione o aprire un nuovo capitolo, tenendo conto però del lavoro fatto da forze dell'ordine, periti e anatomopatologi che hanno consegnato faldoni su faldoni sul loro operato in termini di investigazione sui movimenti della donna, testimonianze dirette e autopsie sul cadavere. E cambiamo decisamente pagina. Inglesi, americani, tedeschi, gallesi, austriaci e spagnoli sono le origini dei turisti, tra cui non mancano italiani da ogni regione del nostro paese, che abbiamo avvicinato e sentito stamani a Trieste in un weekend segnato dall'overbooking di alberghi e ristoranti. Invasa dai turisti. È stata una combinazione da urlo per albergatori, ristoratori, baristi e negozianti, quella fra Ponte del 2 luglio con il weekend lungo propiziato dalla Festa della Repubblica che ha innescato il turismo italiano, la stagione già considerabile alta per quello straniero e le navi da crociera attraccate alla stazione marittima. Già una settimana fa una camera d'albergo a Trieste era introvabile in zona centro, toccando poi per le poche rimaste nel circondario cifre record che hanno sfiorato i 500 euro a notte. Quanto ai ristoranti, prenotazioni a raffica in tutte le lingue possibili e immaginabili. Came from? Io sono Wales. Del Galles. Piace Trieste? Bella, elegante e veramente bella.
Really lovely. Siamo turisti, sì, veniamo dall'Inghilterra, Manchester. Siamo del Regno Unito. Le piace Trieste? Sì, è molto bella. Siamo appena arrivati, ma senza dubbio affascinante, e i palazzi sono veramente degni di nota. Sì, oggi è il primo giorno qui. Da dove venite? Dall'Inghilterra? Beh, forse è troppo presto per dire se vi piace la città. No, no, è molto bella, anche se sarebbe meglio con un tempo migliore. Se questa prima batteria di voci declinate in stile British è collegata alla Marella Explorer 2, ormeggiata davanti a Piazza Unità, in una cornice votata al vento, agli aquiloni, sotto le insegne della manifestazione Boramata, che ha richiamato in centro anche tanti bimbi e bimbe di casa nostra, basta spostarsi un po' dal waterfront ed ecco che emergono altri turisti, quelli che hanno fatto di Trieste una meta d'elezione nel proprio viaggio, a tappe o meno. Arriviamo dal Colorado, dagli Stati Uniti. Siete croceristi? No, no, abbiamo preso una macchina a noleggio per girare tutto il Friuli e Trieste. Beh, non abbiamo ancora visto molto a parte Trieste, questo è il primo stop del nostro viaggio. Sono americani, ma tutti vengono da paesi ex sovietici, sono bielorussi. Non mancano ovviamente gli italiani, dai veneti ai napoletani, dai toscani ai siciliani. Piazza Borsa diventa un intrico di dialetti del bel paese che molto spesso aggiungono doppie o strascicano vocali, a differenza della crudezza del nostro vernacolo che davanti a un cap in B le banconiere elargiscono in pillole. Quanto a chi di esperienza ne ha da vendere, c'è la soddisfazione di vedere tutto questo amore e interesse per la propria città. Ci piace, è affascinante, rende una città come una grande metropoli. È una meraviglia, è una bella accoglienza, dai. Questo qui è il mondo moderno, aperto a tutto il mondo. Siamo internazionali, non esiste il nazionalismo più, siamo europei. Se hai i soldi vai, se no guardi. E la risposta che il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza ha dato ai nostri microfoni e a quelli di Trieste Caffè in merito agli alti prezzi del caffè Sacher e in particolare della torta Sacher, il caffè che ha aperto due giorni fa dopo una lunga attesa del primo della catena che apre fuori dall'Austria. Il sindaco. È un grande orgoglio perché è il primo negozio che viene via da Vienna, per cui Trieste, mi fa molto piacere, c'era piena di gente e poi è sempre bello mangiare una fetta di torta Sacher. Sulle polemiche riguardo i prezzi della fetta singola? Ma insomma basta polemica, io sono un ottimista, insomma se hai i soldi vai, se no guardi. E le polemiche che si sono verificate sono relative ai prezzi alti fissati per la singola fetta di torta, quasi 10 euro a porzione. Oggi il negozio tra l'altro è chiuso perché ha terminato le scorte di torte, vedremo poi se proseguirà così. Andiamo avanti, dopo l'allarme lanciato dai sindacati FIALS, CGL e CISL sui 60 lavoratori interinali di Asugi, il cui contratto scaduto li lascerà senza lavoro, a intervenire sul tema è Giovanni Barbo, capogruppo del PD in Consiglio Comunale, chiedendo un intervento urgente presso la Regione del sindaco Di Piazza. Sentiamo. Il mancato rinnovo di 60 lavoratori interinali di Asugi preoccupa il Partito Democratico. Il capogruppo in Consiglio Comunale, Giovanni Barbo, ha preparato una mozione in cui chiede interventi urgenti in materia. È successo che 60 interinali sono rimasti senza lavoro e che ci saranno delle ripercussioni sui servizi rispetto alle quali noi crediamo che il Comune di Trieste debba chiedere conto. Chiediamo anche che la Regione trovi il modo di rivedere quello che è il limite di spesa per il personale. È ora di finirla in generale con l'accettare in maniera passiva quelle che sono le scelte della sanità regionale che si ripercuotono sul nostro territorio. Penso anche al dimezzamento dei consultori familiari. Dobbiamo avere la forza di alzare la voce tutti insieme, maggioranza e opposizione, perché la sanità è un tema che riguarda tutti i cittadini di qualsiasi colore politico. In particolare l'appello dell'esponente Dem va al sindaco di Piazza perché si faccia interprete del problema con il governatore Fedriga e l'assessore regionale alla sanità Riccardi. Sì, chiediamo che il sindaco in primis alzi la voce, così come ha fatto Ciriani ad esempio quando era stato presentato l'atto aziendale di quel territorio. L'atto aziendale per quanto riguarda il nostro territorio è molto penalizzante e riteniamo che chi
ha la maggior responsabilità dal punto di vista della salute dei cittadini debba reagire anche se il governatore è del suo stesso colore politico. La solidarietà ai medici aggrediti all'ospedale maggiore di Trieste è totale, ma non basta, servono interventi concreti. Così la deputata del PD Deborah Serracchiani sull'episodio avvenuto venerdì sera negli spazi dell'ex guardia medica. Si tratta, secondo fonti sindacali, della 13ª aggressione ai sanitari di Asugi dall'inizio dell'anno. La solidarietà è il minimo che si possa offrire ai medici che sono stati aggrediti, anche a quelli che sono stati aggrediti ieri a Trieste. I casi di aggressione ormai sono oltre 5.000 negli ultimi anni. Sono in qualche modo il campanello d'allarme di un disagio che c'è nei confronti della sanità, della scuola, un senso di sfiducia. Non solo solidarietà, quindi, e probabilmente non basta neanche l'inasprimento delle pene che abbiamo già approvato con il decreto del 30 marzo. Serve uno sforzo in più, serve che vengano collegati con maggiore efficacia il pronto soccorso, le guardie mediche, le sale operative delle forze dell'ordine, con i centri di salute mentale, con il CERT. Insomma, serve uno sforzo collettivo. Prosegue fino a giovedì la raccolta di beni per gli alluvionati dell'Emilia-Romagna al mercato ortofrutticolo di Trieste, una raccolta organizzata dal Comune insieme a Protezione Civile e Sezione degli Alpini Guido Corsi di Trieste. C'è tempo fino a giovedì per contribuire alla raccolta di beni per le popolazioni alluvionate dell'Emilia-Romagna, un'iniziativa varata dal Comune di Trieste in collaborazione con la Protezione Civile e l'Associazione Nazionale Alpini di Trieste, che supporterà il trasporto delle merci verso le zone alluvionate. I volontari si occupano di ricevere le donazioni al mercato ortofrutticolo di via Giulio Cesare 6 dalle 15.30 alle 19 tutti i giorni fino all'8 giugno. E la raccolta è iniziata un paio di giorni fa e per il momento l'affluenza, nonostante sabato e domenica, c'è gente che viene e porta un po' di tutto, di quello che c'è della lista, chi si concentra magari più sul mangiare, chi su più l'igiene per la casa o entrambi. Questi beni che vengono richiesti, generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l'igiene della persona come carta igienica, bagnoschiuma, shampoo, spazzolini, dentifrici, sapone, spazzole, asciugamani, accappatoi, teli e biancheria intima, prodotti per la pulizia, l'igiene della casa e lo sgombero, detersivo per pavimenti, sgrassatore universale, detersivi, candeggina, stivali, guanti, pale, secchi, scoponi, caschi, spugne, stracci, moccio, rotoli di scottex, tiraacqua, tutte da lavoro, occhiali protettivi, carriole, spazzoloni e cassette di plastica. La partenza prevista è per il giorno dopo o la domenica, in fase ancora da chiarire, ma probabilmente già il sabato saremo in grado di fare il viaggio per portare gli aiuti nelle zone che hanno chiesto quanto abbiamo raccolto. Pagina della cultura è l'anno questo in cui si celebrano i 100 anni della coscienza di Zeno, forse il romanzo del Novecento italiano che contiene tutto ciò che letterariamente sarebbe venuto dopo di esso. Ci racconta tutto Umberto Bosazzi. Molto si è discusso in questi giorni e molto si discuterà da qui in avanti sulla coscienza di Zeno. Il romanzo di Italo Svevo compie un secolo e nel corso del tempo la statura di capolavoro si è andata rafforzando di anno in anno. Perché nella storia di Zeno Cosini, o in parte di essa, ognuno di noi può rispecchiarsi quel tanto che basta per non arrivare ad un'identificazione totale e perciò non considerarsi troppo compromesso con quel personaggio. I triestini, qualora volessero trovare un romanzo dove vi sia tutto, non dovrebbero pertanto mettere il naso troppo al di fuori del loro territorio, già che Italo Svevo, nella coscienza di Zeno appunto, inserisce tanto, non troppo e mai parecchio. E se qualcuno potrebbe dirsi spaventato dalle ramificazioni psicologiche e psicanalitiche di cui la vicenda è portatrice sana, può benissimo concentrarsi su altri episodi, tutti più che meno indimenticabili. La morte del padre, il corteggiamento, i rapporti con l'amico, il funerale sbagliato. C'è in quelle pagine molta ironia, in senso etimologico ben inteso. Non si ride se mai qualcuno ciò vi cercasse. Pure Zeno ci dice, come Billy Wilder, che la situazione è seria ma non tragica, come Mel Brooks ci invita a sperare nel meglio aspettandoci il peggio, e non è improprio immaginare che fra i lettori statunitensi di Ettore Schmidt ci sia stato anche un certo Woody Allen, che forse inconsapevolmente a lui di certo ha guardato.
Andiamo ora a visitare un angolo nascosto di Muggia Vecchia, la chiesa di San Francesco d'Assisi, nascosta tra le calli che conducono al castello, ci porta in un luogo sospeso tra presente e passato, tra fede e architettura romanica. Si tratta infatti di un edificio che ricorda molto la cattedrale di San Giusto di Trieste e rispetto al quale c'è un'idea di ripristino e valorizzazione da parte dell'amministrazione comunale. Siamo davanti alla chiesa di San Francesco che abbiamo raggiunto salendo le calli da piazza Marconi, che è una vera e propria perla nascosta di Muggia che il sindaco, mi diceva, vogliamo valorizzare. Sì, beh, intanto la chiesa parla da sé, poi magari se riusciamo a fare due riprese all'interno, è veramente una bella chiesetta ispirata a San Francesco, appunto si chiama chiesa di San Francesco. Quello che volevo dire è che questo selciato, questo terreno è del comune e ovviamente non sono contento di come è, cioè terra battuta, e sarebbe molto più valorizzato tutto il posto se ci fosse anche qui una copertura col masegno, con l'arenaria, per cui questo ovviamente sarà uno dei progetti che metteremo in piedi prima o poi, ovviamente con l'ok della sovrintendenza, bisogna pensare sempre attraverso lì, però darebbe comunque un ulteriore tocco di bellezza a questo splendido angolo di Muggia. Entriamo all'interno con il sindaco della chiesa di San Francesco a Muggia e poi c'è un percorso pedonale veramente suggestivo da poter fare di seguito. Ecco, entriamo all'interno. Marco, parlavi proprio dei matrimoni, volevo ricordare anche i triestini, perché lo si può fare anche qua, che abbiamo aperto la stagione dei matrimoni ad Aquario. Quindi si può fare il matrimonio con il sole che cala sull'orizzonte, quindi è un momento bellissimo, ci sono già delle prenotazioni. E quindi è qualcosa che consiglio ai promessi sposi di oggi e di domani. Beh, Muggia ha tantissime sorprese, se vogliamo, questa è una delle tante, e tanto non è neanche piccolissima, no? Per cui è passata inosservata ai tuoi occhi, che so che vai in giro sempre su tutto il territorio, e questo significa che Muggia ha tantissimi angoli da far vedere, angoli che magari ti sorprendono proprio passeggiando proprio per queste splendide calli. Raggiungiamo un'altra parte di Muggia attraverso un percorso pedonale. Anche qui dal mio punto di vista inedito, e si passa di qui, ci sono tra l'altro anche dei presepi ancora in allestimento. Sì, è un passaggio un po' particolare, no? Se vogliamo, però poi vedi, si apre con questo splendido passaggio con il campanile, assomiglia un po' a quello di San Giusto. Assomiglia a San Giusto, il campanile sì, è uno stile un po' romanico. Non c'è il melone. Non c'è il melone. C'è il leone. Quindi questo bel percorso pedonale in questo giardino in cui immagino quella sarà una statua di San Francesco, così insomma mi sembra abbastanza logico, diciamo così, e che ci porta dalla parte opposta poi di Muggia per sfociare su via Roma, credo di aver azzeccato, e quindi insomma anche uno spazio da visitare nelle parti esterne. Allora, domani sera 21.05, ultima puntata della stagione del Caffè dello Sport. Analizzeremo la situazione in casa triestina per la Canestro Trieste, perché insomma arriva il momento delle scelte, dei dirigenti, degli allenatori, del futuro roster. E in attesa di capire tutto ciò, ci siamo lasciati andare in casa Pallacanestro Trieste a una Marcord che riguarda le ultime due stagioni in A2, per rinfrescarci la memoria su che tipo di squadre hanno centrato prima una finale promozione persa e poi il successo, quindi la promozione in A1. Come eravamo ai tempi della 2? È il caso di iniziare a chiederselo in tempi in cui ormai la delusione per la retrocessione va digerita e la mente di tifoso, appassionato, addetto ai lavori che sia, va proiettata la prossima stagione in seconda serie della Pallacanestro Trieste. È il caso di rinfrescare la mente sulle ultime due annate in cadetteria, il 2017 con l'epilogo amaro della sconfitta con la Virtus Bologna, unica squadra ad essere tornata in A1 dopo un solo anno di purgatorio nell'era del basket moderno, cioè esattamente quello che vorrebbe fare la dirigenza americana nostrana, e il 2018, l'anno della promozione targata Alma. Nel settembre del 2016 la coppiata Dalmasson Ghiacci aggiunse a Jordan Parks, presa eccellente l'anno precedente per qualità ed utilità sotto le plance e non solo, poi confermata nei trascorsi in A1, il diamante a dir poco grezzo Javonte Green, in arrivo dalla terza lega spagnola. A un gruppo italiano con Pecile, Daros, Cittadini,
Cittadini, Bossi, Coronica, Prandini e Baldasso nel motore, oltre a un esordiente Schina, si aggiunse, dopo l'arrivo di Alma, un Daniele Cavaliero preso in corsa prima dei playoff dalla Reyer Venezia. L'anno successivo, quando i denari non erano più un problema, si confermò Green, diventato leader assoluto e attenzionato in corso d'opera da scout di mezza Europa. Ricordiamo che dopo Ulm in Germania approdò ai Boston Celtics. E si aggiunse Lawrence Bowers, giocatore totale che ai movimenti in pitturato addizionava una mano vellutata dalla distanza. Sul perimetro invece ecco l'arrivo di Juan Fernandez, poi una colonna anche in A1, reduce da un'altra promozione a Brescia per dare a Trieste manforte a Cavaliero. Orfani di Pecile, per il resto confermati gli italiani, e addizionato Gianelizze, arrivava anche lo specialista delle triple Federico Loschi. Insomma, se si guarda al roster della stagione della promozione, 5 italiani sono di fatto giocatori che potevano tranquillamente calcare i parquet di A1, mentre sugli stranieri pesava la duttilità nel poter ricoprire almeno 2 ruoli a testa. Ecco perché la stasi di programmazione attuale, considerando che se si intende bloccare qualche pezzo pregiato tricolore va fatto prima che scatti il mercato ufficiale, informalmente, stona con i propositi della dirigenza a stelle e strisce. Sugli stranieri invece peserà, oltre che l'esperienza del GM che verrà incaricato di muoversi, anche il budget che sarà messo a disposizione per la stagione, ed anche su questo al momento nessuna notizia. Allora, per il TG è tutto, per il Caffè dello Sport domani sera 21.05, invece per Sveglia Trieste domani mattina ore 7 dalle 8 in collegamento da Palazzo di Giustizia per il giorno della verità sul caso Liliana. Restate con noi, restate su Tele4.